Non mi sembra un principio di meritocrazia che va a favorire gli studenti. Allora noi dobbiamo ritornare al concetto base della scuola, che è quello di fornire un servizio, formare bene gli studenti, dargli un futuro professionale e lavorativo, una formazione di qualità. Tutto il resto ho paura che siano semplicemente logiche per garantirsi una parte di visibilità all'interno di questo provvedimento, ma che non vanno ad affrontare il problema di fondo, che è quello finalmente di rendere il nostro sistema formativo ad uso e consumo degli studenti e non di altri soggetti che sono a servizio, devono essere garantiti un buon lavoro per chi opera nel mondo ovviamente della scuola, garantire uno stipendio dignitoso, garantire i servizi necessari, ma il fine sono gli studenti. Non perdiamo di vista questo obiettivo, perché altrimenti sbagliamo proprio il concetto, su cui ovviamente il governo è caduto in questo errore, della riforma della scuola, che deve essere incentrata su chi usufruisce di quel servizio, che è la base del nostro paese e deve essere alla base del futuro del nostro paese. Grazie. Grazie a lei, a titolo personale, onorevole Di Battista. Io mi sono chiesto, Presidente, grazie, per quale motivo un partito che teoricamente dovrebbe essere di centro-sinistra porta avanti un provvedimento che crea di fatto scuole di serie A e scuole di serie B, contravvenendo a quel principio costituzionale di eguaglianza tra docenti e tra studenti. E credo, dopo essermi chiesto, che sia riduttivo, e lo dico ai miei colleghi, definire i membri del Partito Democratico persone che non conoscono la Costituzione o questo provvedimento sulla schifosissima scuola del Premier non eletto da nessuno. La verità è che creare ignoranza in questo paese permette poi di poter attingere in quel bacino elettorale che si chiama voto di scambio. Questa è la verità. Voi volete creare delle sacche di povertà e di ignoranza, perché soltanto attraverso la povertà e l'ignoranza potete rimediare pacchetti di voti per far entrare spesso anche amici degli amici di grandi imprenditori, lobbisti, amici vostri, o come Concluda, direte con concluda. mafia capitale, di delinquenti che si stanno mangiando il vostro Grazie, glorioso grazie. È partito. scritta a parlare. No, bene, non ho altri iscritti a parlare. 1.8, Marzano, onorevole Duva. Presidente, qui è chiaro quello che sta avvenendo: si stanno creando veramente si sta creando una società a caste, proprio partendo dalla scuola. Perché qui si stanno creando delle scuole di serie A e scuole di serie B, e questo è già stato detto e lo ribadisco, e presto si parlerà anche di università di serie A e di serie B. È tutto un progetto per creare delle caste ad alto reddito, che potranno avere un'istruzione, una formazione migliore, e delle persone che invece avranno un reddito basso non ce l'avranno. Aggiungiamo al fatto che si vuole fare sì, c'è un emendamento alla pubblica amministrazione che parla proprio di questo, si vogliono creare dei concorsi fatti ad hoc per chi avrà determinati titoli di studio presi in determinati atenei, ecco che il quadro è completo. Si parte oggi per la scuola, si arriva dopo all'università e si continuerà dopo con i concorsi. Chi avrà i soldi potrà accedere a determinate cariche, e chi invece, poveretto, è nato in un territorio che non ha quelle Concluda. disponibilità, che non potrà accedere a quel determinato tipo di lavoro e a quel determinato tipo di carriera. Complimenti. Grazie. Vi sono altri che intendono intervenire? Non mi pare, quindi...